Prime assunzioni al Formez dopo uno stop durato 9 anni. Il 29 luglio scorso, alla presenza del presidente Alberto Bonisoli, del direttore generale Mauro Campo e di tutta la dirigenza, sono stati firmati i primi 3 contratti di assunzione a tempo indeterminato, che interessano i settori IT e selezioni pubbliche. Le persone cominceranno a darmi retta quando vedono che qualcosa sta cambiando nel Formez, e oggi abbiamo la prova che qualcosa sta cambiando nel Formez. La digitalizzazione dei concorsi pubblici è infatti uno degli asset della nuova gestione di Formez PA, che da gennaio 2020 ha ripristinato la piena funzionalità dei suoi organi e ha avviato un profondo rilancio delle attività in direzione delle riforme in tema di concorsi, smart working e lavoro pubblico, capacità istituzionale, innovazione digitale, comunicazione al cittadino. Oggi è un giorno importante perché il primo importante segnale di cambiamento di Formez, le prime assunzioni a tempo indeterminato dal 2020. Thank you.